Sì, lo so che adesso arriveranno quelli. Ma è la prima partita, ma gli assenti, ma cazzi mazzi. Ok, partita sufficiente, partita molto sufficiente, gestita benino, giocata altrettanto, ma siamo indietro. Mancano degli acquisti, manca del lavoro tecnico. Sono il tifoso milanista più contento di tutti di questa vittoria, quindi non è che poi mi venite a dire ma non godi mai, mai goduto di qui di là. No, no, io voglio essere chiaro, conciso e dire le cose come stanno. Sono contentissimo, abbiamo fatto la nostra partita, fa un caldo boia e questa è una cosa sacrosanta. Però ho visto un Milan, non dico in difficoltà, perché per esempio sul finale di campionato l'ho visto rischiare di più dietro. Però lo vedo. Non l'ho visto al top. E più che altro ci sono altre squadre in giro, non in Europa, ma in Italia. E comunque un occhio all'Europa va anche puntato quest'anno perché si fa la Champions League. Che sanno, diciamo, un po' di più cosa fare. Noi, lasciati stare gli estremi della squadra, quindi Giroud e Magnan, lo scheletro è lo stesso. Cioè, dalla difesa a tre quarti sono gli stessi giocatori e molte volte non li ho visti comunicare. Ed è quello che continuo a dire da quando faccio le reaction post partita, ormai quasi quasi mi sono rotto i coglioni, che manchiamo davanti. Tutta questa intro, ragazzi, era finalizzata a dirvi che manchiamo davanti. Perché abbiamo fatto un gol senza subirlo, l'abbiamo fatto al 10° minuto, c'è stata una grossa, grossa papera del portiere, aiutata anche da un controllo poco felice di Augello, che ha permesso a Calabria di sguizzare via. Comunque una bella azione, ma io ripeto, ragazzi, tutte le volte che davanti c'è da fare di più. Manca Ibra, siamo d'accordo, però diciamo che Giroud è uno che gol non ne fa quanti Ibra. Chiaro, però è uno che almeno nell'amichevole abbiamo visto, in Premier League si è visto, quando è chiamato in causa a rispondere. Oggi ha risposto un po' sì, un po' no. Tre quarti che per un lato funziona, per un lato no. Bravissimo Brahim Diaz, prestazione secondo me autorevole, prestazione buonissima, trova il gol che decide la partita. Sbagliato secondo me sostituirlo, perché Bennacer poteva tranquillamente andare per Krunic, a mio avviso, cioè questa è un'opinione perché è opinabile, quindi può essere condivisa o meno. Per me Bennacer poteva tranquillamente andare al posto di Krunic. Sane Mekers e Leao, i soliti, Saelemaekers, tanto arrosto, sì, poco fumo perché, anzi, no, è il contrario, tanto fumo poco arrosto perché corre tantissimo, si vuota i coglioni a forza di correre, però poi manca il savoir-faire, cioè Saelemaekers corre, cioè vuole avere io il sacrificio al lavoro che ha Saelemaekers quando gioca nel Milan, però poi sostanzialmente praticamente è quello, praticamente dal punto di vista qualitativo è quello, secondo me non è un fenomeno, non è un fenomeno Saelemaekers. Stesso Leao che fa quei giochetti, si innamora del pallone, ma ormai Leao lo sto insultando da tempi addietro, Leao lo sto insultando da meno metà campionato scorso e penso che continuerò a farlo e lui non mi darà modo di fermarmi. Krunic così e così, perde qualche pallone importante, fa qualche fallo di troppo, bene Tonali, è una delle note positive insieme ad altri che si stanno per aggiungere, benissimo Tonali. Di distacco la miglior partita da quando è il Milan. L'ha giocata 90 minuti, ha
ha salvato, ha fatto anche il difensore aggiunto, ha fermato contropiedi, ha sbagliato situazioni in area, ha recuperato palloni, ha fatto tutto. E per quanto riguarda la difesa, male da Hernandez, molto male da Hernandez, regala due occasioni nette della Sampdoria, proprio sono errori non alla te Hernandez. Bene la coppa difensiva, alla fine è stata quella che ha dovuto correggere gli errori di Krunic e Hernandez. Molto bene Calabria, molto bene Calabria, che non sente, almeno per oggi, la pesantezza della fascia di capitano. Serve l'assist, corre, si fa valere Calabria molto molto bene, molto molto bene soprattutto Mike Maignan. Parate quasi decisive, direi assai toste. Sono parate che hanno determinato il risultato. Mi dico non decisive ma toste, cioè in certe situazioni, a parte la mega parata che ha fatto su Colli che era fuori gioco, sono parate che si fanno, che anche Adele avrebbe fatto, però insomma ci vuole fegato per farle, cioè non saprei come spiegarvelo. Audero invece ha fatto una bellissima partita, lasciando stare il gol, lasciando stare quello che è stata l'unica pecca. Audero secondo me poteva averne preso più di uno di gol. Riassumendo tutto il minestrone che ho fatto, anche perché ragazzi faccio il video a una take sola, cioè non è che preparo una scaletta come faccio spesso e volentieri, io vado di getto perché cerco di pubblicare i video il prima possibile a ridosso della partita, perché poi ovviamente non avrei più uso. In sostanza, al netto delle cose, la prestazione è positiva, ma manca un pochino, manca un centrocampista, infatti sta per arrivare Bakayoko e meno male, viva Dio. Manca, ragazzi, c'è un centravanti che segni, c'è un centravanti che purtroppo qui da 24 al campionato costano almeno 80 milioni, però sempre detto che bisogna migliorare la qualità là davanti. Poi ovviamente con che sì, sarà tutta un'altra storia, con Ibra sarà tutta un'altra storia. Benasera ha giocato benissimo nonostante non stessi al top. E quindi sono tante cose da valutare, era la prima partita, però ecco come la titolo bene ma non benissimo, perché è meglio stare con i piedi per terra piuttosto che illudersi e cantare già vittoria come qualcuno che vince 4-0 dice già di aver vinto il campionato e non sa che mancano ancora 37 partite. Quindi siccome noi siamo superiori in storia in tutto, dico calm down, è la prima partita. Bene, ma dato che c'è una competizione italiana e soprattutto una competizione europea di cui siamo la seconda squadra in classifica all'Albo d'Oro, ci sono certi aspetti che vanno assolutamente migliorati di questa squadra. E dato che comunque manca una settimana alla fine del mercato, io qualche puntino sulle fossi la diligenza lo metterei. Quindi signori, detto questo, questa è l'analisi del partitozzo. Io vi invito a lasciare like al video, a iscrivervi al canale e di aspettare la live reaction di questa partita che uscirà nei prossimi due giorni. Insieme a questa live reaction uscirà l'ultimo episodio della carriera col Milan su FIFA 21, perché mentre FIFA 21 ha finito il suo corso. E oltre a quello uscirà, dato che l'abbiamo finito oggi su Twitch, andate a recuperare tutte le clip se vi va, il best of di Dying Light. Al tempo di montarlo, ragazzi, saranno, vedrete che saranno i tre video principali di questa settimana. In allegato, oggi è uscito il video di Salvatore. Salvatore, Felice. È uscito il video di Felice Mastronzo, che è tornato in Italia a giocare con una squadra, ecco, tornato in Italia, e è il video precedente a questo, quindi sapete che lo trovate, vi invito a vederlo perché secondo me è molto carino. Poi la parola aspetta voi. Grazie della visione e noi ci vediamo in settimana, come sempre, perché io all'appuntamento non manco mai. Grazie ragazzi, forza Milan.